Ieri a Rapallo è morto un giovane di 26 anni, di lavoro faceva il corridore, il suo nome era Veyland. Ne parliamo con Gianni Mura. Gianni Mura, buongiorno. 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 Dunque, prendo spunto dal tuo lirico articolo di questa mattina. Dunque, si muore sul lavoro, da gregari, sempre lontano da casa, il paradiso di chi corre è in pianura. E poi via raccontando tu tutte le altre storie di ciclismo e di morte. Per quei pochi che non t'avessero letto, Gianni. Il mio amico Alfredo Martini dice che quando si segue una corsa è come se fosse sempre domenica. Ed è vero, però è un pochino come la corrida al ciclismo ed è la festa che può in pochi secondi virare in tragedia. E questo lo sanno tutti i ciclisti, anche se cercano di non pensarci. Perché se cominci a pensarci, tiri di più i freni. Magari vai di meno in discesa, perdi terreno, però loro sanno benissimo di essere praticamente dei cavalieri disarmati, hanno giusto questo elmo, questo casco protettivo che a volte protegge, a volte purtroppo, come si è visto ieri, no, dipende da come sbatti. E poi tutti scoprono improvvisamente quanto è pericoloso il ciclismo, è come sia quasi banale morire cadendo da una bici, sì, ma cadendo a 80 all'ora. Senti Gianni, tu hai ricordato anche Armstrong, ovviamente Lance Armstrong, che nel suo primo libro scriveva che il suo sogno era quello di morire in un campo di girasoli in Francia dopo una discesa a 200 all'ora. Poi aggiungi il sogno di Weyland, non lo sapremo. Dunque, c'è comunque in questi corridori come dire, la fascinazione del rischio. L'ambizione di essere comunque i numeri uno andando a 200 all'ora in discesa, magari morendo in un campo di girasoli in Francia. Ecco. Ma guarda Marcello, scusa perché a volte ti sento male e sono in treno, quindi mi scuso anche con gli Io ti ascoltatori. sento benissimo, Gianni. Il punto è questo, non vorrei fare della poesia o della filosofia. Il ciclismo, il sogno dei ciclisti è quello di staccare tutti, di essere da soli. E in un certo senso la solitudine, anche se vittoriosa, un po' assomiglia a un andarsene, a più definitivo, a un distacco, a una morte. E quindi i rischi del mestiere sono quelli che prendi consapevolmente, altrimenti non faresti quel mestiere, è chiaro. Certo. Noi oggi siamo molto abituati a ragionare in termini di guadagni milioni di euro, ma i due terzi del gruppo non hanno questi stipendi invidiabili, i gregari, quelli che si accontentano di arrivare in fondo o di avere un giorno di gloria. E quindi ci deve essere in fondo a loro, nel 2010, 11, insomma, per scegliere questo sport, una volta obbligatorio, nell'Italia del dopoguerra produceva soprattutto ciclisti e pugili, era un paese più che povero, in miseria, distrutto, pieno di macerie fisiche e delle scorie micidiali di una guerra civile, comunque. E non c'erano tanti sport che oggi ci sono, tante attrezzature che oggi ci sono anche nei paesi, non solo in città. Parlo di campi da tennis, di Certo. piscine, di palestre, Quindi se uno sceglie il ciclismo deve avere dentro di sé questa vocazione alla sofferenza, è evidente. È lo sport che ti tiene impegnato più a lungo, che dura ore e ore, è uno dei più antichi, forse dei più anacronistici, uno dei più flagellati dal doping, tutto quello che vogliamo. Però è ancora uno in cui l'uomo solo al comando, oggi come 60 o 70 anni fa, ai tempi di Bartali, sta a battere di più il cuore. Certo. Senti,
Senti Gianni, mentre ti ringrazio, da ultimo ti chiedo per le modalità di comunicazione agli altri compagni di corsa. Sei d'accordo sul fatto che sia stata taciuta la morte di questo giovane 26enne agli altri componenti, dicendo agli organizzatori dovevamo però dirlo alla moglie? Sei d'accordo oppure no? Ma mi sembra comunque un gesto di attenzione e di delicatezza nei confronti della moglie che aspetta un figlio che era comunque in macchina sulla strada. In casi del genere a volte sentiamo dire magari non è morto un ciclista, è morto un alpino in Afghanistan, la famiglia lo ha saputo dalla televisione e questo è molto brutto. E quindi io penso che abbiano fatto bene a dare la precedenza nelle informazioni alla famiglia, anche se questo ha comportato un'ora di silenzio o di tentativo di nascondere la morte, abbastanza imbarazzante, ma non vedo altre alternative. Ovviamente, certo, va bene. Gianni, grazie mille.